Quando è stata l'ultima volta che hai spento il telefonino? Quando è stata l'ultima volta che hai trascorso del tempo immersa nella natura? Non ci avete mai pensato? Quello di trascorrere del tempo nella natura era un evento molto comune prima dell'avvento dei cellulari. È stato facile dimenticarlo, ma l'avete fatto. Ci siamo invece ritrovati affannati a vivere nell'era moderna, anziché rimanere quello per cui eravamo destinati ad avere, quello di un profondo legame con il nostro ambiente naturale. È stato facile dimenticare che la creazione della natura, vera, incontaminata, fornisce tutto ciò di cui abbiamo bisogno e tutto quello di cui avremo bisogno. Il mondo moderno ci ha allontanato e ci sta allontanando sempre più dalla realtà e noi glielo abbiamo permesso. E adesso in che realtà ci troviamo? In una realtà fatta di illusioni, di speranze, dove col tacito assenso abbiamo dato il nostro consenso. Nel mondo naturale esistono tutti i sistemi in grado di fornire tutto ciò di cui abbiamo veramente bisogno, non del superfluo, ma solo del necessario e tutto quello di cui abbiamo essenzialmente bisogno. E funziona senza mai dover ricaricare la batteria. Tutti i sistemi da cui siamo diventati dipendenti funzionano in modi che sono in contrasto con le verità che si vedono in natura. Ogni volta che mettiamo in moto anche semplicemente l'automobile, la corruzione fuoriesce dal tubo di scappamento se l'auto va a gasolio o a benzina, o la batteria al litio dell'auto elettrica si avvicina sempre più al momento quando per smaltirla inizia una nuova fonte di inquinamento. Sembra che siamo arrivati ad un punto critico, quello in cui dovremo affrontare la nostra separazione da questo mondo innaturale per tornare alle verità fornite dalla natura. E non c'è mai stato un momento migliore come adesso per ritrovarsi in contatto con il mondo naturale, quello che fornisce tutto ciò che siamo o che mai saremo. Ci hanno raccontato che tutti proveniamo dalla polvere e che tutti ritorneremo polvere, ma raramente consideriamo il significato più profondo di queste parole. È tempo che tutto questo cambi, adesso. La nostra capacità di riconnetterci e funzionare nel mondo naturale potrebbe fare la differenza tra continuare con questa inutile ripetitività o ricominciare da capo sulla strada della vera vita. Il tempo dove si usava, meglio dove si modificava e si abusava della natura, rimanendo distaccati dai nostri veri mezzi di esistenza, stanno giungendo al termine. Non c'è menzogna in natura ed è perpetua. Credere è nemico di conoscere, e credere agli altri è cadere nell'inganno più miserabile. Chi pensa veramente con la propria testa è come un monarca, in quanto non riconosce nessuno al di sopra di lui. I suoi giudizi sono come le decisioni di un monarca, nascono direttamente dal suo potere assoluto. Questo essere umano non accetta più alcuna autorità, come un monarca non accetta alcun ordine. E riconosce la validità solo di quello che lui conferma, non degli altri, per vivere nella natura, il nostro vero ambiente. Vi ricordo di fare le vostre ricerche libere ed indipendenti attraverso le copiose voci che trovate sul fornito indice alfabetico sempre aggiornato con a disposizione video che il regime non consente. Oltre a questo canale c'è anche il secondo canale YouTube. Il libro Il risveglio in bianco e nero è sempre a disposizione nella versione cartacea ed è a colori solo nel formato ebook. Attualmente collaboro con Canal 104 Plus Telegram, che è in vacanza e, ma solo si vi va, è gradito anche il semplice valore di una buona tazzina di caffè. Grazie di aver guardato.